Buongiorno, oggi siamo nel giardino del liceo. Lei è Maria. Lui è Riccardo. Oggi siamo qui per sperimentare l'energia rinnovabile. Abbiamo a disposizione un pannello fotovoltaico che trasforma l'energia solare direttamente in energia elettrica. Al pannello abbiamo collegato un ventilatore e una lampadina che possiamo accendere singolarmente. Ora accendiamo il ventilatore. Il pannello fotovoltaico sta producendo 17 volt con 1,3 ampere. Quindi con una potenza equivalente a V per I, ovvero per 1,3, che equivale a 22,1 watt. Spengo il ventilatore e accendo la lampadina. Ora il pannello fotovoltaico sta producendo 15 volt con 1,9 A, quindi con una potenza equivalente a V per I, ovvero 15 per 1,9, che equivale a 28,5 W. Possiamo vedere come se c'è un po' d'ombra sul pannello, la sua potenza diminuisce. Ombra entra. Ecco come anche la velocità del ventilatore è diminuita. Abbiamo analizzato in questo video un'energia rinnovabile, l'energia solare. L'energia solare è una potenziale soluzione all'utilizzo dell'energia da fonti non rinnovabili. Abbiamo però una variante, poiché questa non è costante. Non è costante sia di notte, dove il sole non c'è, ma anche quando il cielo è nuvoloso. Probabilmente questo è l'ultimo video che la mia classe vi propone, perché ormai siamo pronti per affrontare l'esame di maturità. Lavorateci in bocca al lupo, lasciateci un like e al prossimo video. Ciao!